Run, 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 I'm a sucker with a gun, and I'll make you pay for the things you've done to me. To me. On your knees, and you still blame me. Did you think I'd stay just to let you leave, leave, leave? Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è il 6 agosto del 2023, è il primo giorno di viaggio e siamo diretti nel Caucaso, attraversando tutta la Grecia, tutto il sud della Turchia, per poi arrivare in Georgia, Armenia e forse Azerbaigian, sempre se ci faranno entrare. Comunque adesso ci troviamo in Grecia. Stamattina siamo sbarcati dal traghetto a Iguminitsa. Il traghetto l'abbiamo preso ieri sera da Bari, quindi la traversata notturna, dormita in cuccetta, riposati, belli tranquilli, e siamo pronti per affrontare la giornata. Una bella colazione al primo bar sulla strada. Per la giornata di oggi avevamo in mente di fare, dopo lo sbarco, tutta una bella tirata fino al confine turco, ma mi dispiaceva veramente non visitare e non fermarsi in questo magnifico posto, come potete vedere, le famose meteore, che sarebbero un insieme, un complesso di chiese ortodosse costruiti in cima a queste falesie meravigliose. Immagino il sacrificio per costruire questi monasteri. Comunque si tratta di 24 monasteri, di cui 6 sono ancora abitati. La città di riferimento per trovare questa zona è Kalambaka. Ah, dimenticavo, il significato di meteore vuol dire letteralmente sospeso in aria, e non è difficile da capire il perché si chiami così questo posto. Ragazzi, però è giunta l'ora di dirigerci verso la Turchia. Ci mancano quasi 600 chilometri, sono più o meno le 16 di pomeriggio, e quindi questa tappa ce la dividiamo in due volte. Oggi ci faremo 250 all'incirca, sì, 280 chilometri fino al lago di Bolbe o Bolbe, dove dormiamo, e poi domani mattina ci facciamo giustamente la rimanenza di 200 km e arriviamo in Turchia. Siamo arrivati a questo paesino di Loutris. Sì, mi sembra che si chiami Loutris, però mi sembra un po' tutto abbandonato, un paesino strano, fantasma. Non c'è un'anima, tutto un po' così abbandonato. Ora vediamo di trovare questo albergo che si chiama La famiglia senza G scritto, famiglia. Ecco, l'albergo l'abbiamo trovato, la signora anche gentilissima mi ha fatto mettere la moto dentro, anche perché non avevano né garage e sinceramente fuori non mi ispirava. Di solito lascio la moto ovunque, non è che mi faccio troppi problemi, ma qui era il posto, non mi harbava tanto, e quindi ho chiesto la gentilezza di farmela mettere da qualche parte. Ha detto no, ma entra dentro. Infatti l'abbiamo parcheggiata nella hall, e poi tra l'altro la signora ci ha anche spiegato il perché di tutto questo abbandono in questo paesino. Ma questo ce lo teniamo per noi, per non offendere nessuno, cose politiche, quindi non fa parte di questo video. Buongiorno, eccoci qua un'altra volta sulle nostre moto. Oggi è 8 agosto e ci stiamo dirigendo dritti dritti in Turchia. Eccoci qua, questo è il confine tra la Grecia e la Turchia. Wow,
Welcome to Turkey. La strada che stiamo percorrendo ora è la strada che arriva fino a Gallipoli, che è una città porto la quale si trova sullo stretto di Dardanelli. Anche questo stretto, come quello del Bosforo, divide l'Asia dall'Europa. Per attraversare questo stretto useremo questo magnifico ponte che si comincia già a vedere. Il ponte è di ultima generazione, infatti è stato inaugurato nel marzo del 2023 ed è veramente gigantesco. Infatti si tratta del ponte più lungo, il ponte sospeso più lungo al mondo. Infatti tutta la sua lunghezza misura più di 5 km e la distanza fra le due capriate, che sono quelle che portano, reggono tutto il ponte, sono di 2000 metri. Ecco, questo è il pedaggio, con la moto si paga intorno ai 2 euro. Comunque ritorniamo a qualche caratteristica tecnica di questo ponte. Le due torri che sorreggono il tutto sono alte 312 metri. Il ponte passa ad un'altezza di 70 metri dal livello del mare. Eccoci, siamo in Asia, ragazzi. Welcome to Asia. Oggi è il primo giorno che stiamo in Turchia. Ci troviamo nel paesino, nella città, diciamo, di Kamlibel. E quindi abbiamo pensato di regalarci questa serata in questo locale molto molto caratteristico e carino, come potete vedere. Musica, birretta, buon cibo, e quindi la serata la passiamo qua. Il tipo di musica potrebbe non piacere a qualcuno, ma nell'insieme è veramente una bella atmosfera. Poi è musica del posto e quindi ci ascoltiamo questa. Ci troviamo nella cittadina di Ayvalık. Abbiamo fatto questa deviazione per arrivare a questo paesino, perché qui c'è un'isola, sembra dalla mappa molto carina, che si chiama Ali Bey, dove, come potete vedere, c'è questa strada serrata che teoricamente costeggia tutta l'isola. Ammazza come si divertono questi, e qua proprio relax, eh? Si fa veramente sentire, eh? Comunque ci troviamo sulla strada che va da Kozak a Bergamaiolo e abbiamo trovato questo localino, questo bar, si chiama Zirve Caffè, che è davvero particolare. Infatti ho visto dalle foto e ho detto ci devo entrare e mangiare. Infatti guardate che spettacolo, è veramente particolare. Troviamo nella provincia di Golmarmara e siccome sono le 16 ci andiamo a prendere un bel tè in questo villaggio di Taskuyak, che è un villaggio minuscolo, almeno da quello che ho visto su Google, che c'è un piccolo baretto, tra l'altro anche unico. Ecco, questo è perfetto, mi sembra un posto ideale per prenderci un bel tè.
inizi a mangiare, non lo sai. Non lo so. Però è buono, eh? Devo dire che è molto buono. Mangiamo. Questo c'era sotto che cuoceva per tenerlo al caldo. Ci troviamo nei pressi della cittadina di Bukak e siamo diretti verso il villaggio di Tasiaila. Allora, il villaggio dovrebbe essere questo. Finalmente la Turchia che piace a me, questo villaggio bellissimo. Adesso penso che dormiremo qui, anche perché abbiamo trovato questo guest house. Il proprietario non c'è, però ha detto che come arriviamo si farà trovare una signora la quale ha le chiavi, ci apre, possiamo usufruire di tutta la casa. Quindi diciamo la casa sarà tutta a nostra disposizione. Speriamo che sia bella e accogliente come da foto. E speriamo soprattutto che riusciamo pure a mangiare qualcosa, perché stiamo senza viveri oggi. E quindi qui da trovare, oltre a questo posto, non c'è nulla. La casa è questa, guardate, è uno spettacolo. L'interno della casa però ve lo facciamo vedere nel prossimo video. Io intanto me ne vado a mangiare, che la signora ci sta preparando un piatto tipico. E voi, mi raccomando, se il video vi è piaciuto, pollice in su e iscrivetevi al canale. Grazie e ciao!